Tommaso Zorzi fa una gaffe. Non dovevi dirlo? Spoiler su Drag Race Italia. Drag Race Italia. Tommaso Zorzi fa una gaffe e lancia uno spoiler. Interviene Gabriele Parpiglia. Sveglia presto oggi per Tommaso Zorzi. Difatti già di primo mattino ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha aggiornato i suoi follower sui suoi spostamenti. In questa occasione Tommaso Zorzi ha però commesso una gaffe. Tanto che lo stesso Gabriele Parpiglia è stato costretto a intervenire. Cosa ha detto? L'influencer ha rivelato che passerà la giornata a Napoli. Facendo però presente di essere molto dispiaciuto perché non avrà modo di visitare la città in quanto sarà costretto a stare tutto il giorno sul set di Drag Race Italia. A quel punto Parpiglia è subito intervenuto per fargli notare che questa informazione avrebbe dovuto tenersela per sé. Non dire il set. Insomma, a quanto pare una puntata di Drag Race Italia verrà girata anche a Napoli. Nelle prossime ore darà qualche informazione in più a tal proposito? Tommaso Zorzi confessa. Dispiaciuto di non poter visitare Napoli. Ma tornerò. Successivamente Tommaso Zorzi. Sempre nelle sue storie su Instagram. Ha anche ribadito di essere particolarmente dispiaciuto perché non avrà modo di vedere Napoli e non potrà neppure incontrare nessuno. Cogliendo la palla al balzo per fare un annuncio. Difatti Tommaso Zorzi, il quale ha confessato di star vivendo una vita da sogno, ha subito tranquillizzato i napoletani che tornerà a fine mese. Il 26 o il 27 settembre tornerò. Ve lo prometto. Poi vi darò qualche informazione in più. Quindi i fan napoletani non prendano impegni in quei giorni se hanno intenzione di incontrare Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi fa una rivelazione. Non tornavo a Napoli da prima della pandemia e sono emozionato. Tommaso Zorzi ha poi concluso questo suo intervento su Instagram svelando che non tornava a Napoli da prima della pandemia. Per tale ragione il giurato di Drag Race Italia non ha nascosto di essere anche un po' emozionato. Nonostante non la vedrò per nulla, sono contentissimo. Quantomeno di sentire parlare in napoletano. Insomma, anche questa giornata sarà senza ombra di dubbio bella intensa per Tommaso Zorzi.